Quando un utente ricerca informazioni relativamente ad un parco, cosa fa? Principalmente le cerca online. Quindi il parco, per raggiungere il suo potenziale visitatore, innanzitutto deve comunicarsi, dare informazioni attraverso un sito web e poi potrebbe essere presente sui principali social network, quindi interagire con il suo pubblico. Per raccontarsi un parco si potrebbe anche coinvolgere gli influencer proprio per arrivare in modo più reale al suo potenziale visitatore. Coinvolgere un influencer vuol dire chiamarlo nel tuo parco e fargli vivere tutte le esperienze e le realtà che il parco offre. E l'influencer a sua volta, attraverso i social network, attraverso un blog, se è un blog, se scrive su un magazine online o meno, racconterà poi l'esperienza vissuta e l'utente vedrà effettivamente quello che questo influencer ha vissuto.